consiglieri di maggioranza, a partire dai capigruppo. Qui c'è il presidente Pascarelli, poi Marco Greco, Rizzio e Vittorino Ressone, gli assessori che hanno condiviso questo percorso. Noi abbiamo e siamo la squadra coesa. A me dispiace, perché poi c'è un rapporto anche che matura sotto l'aspetto della conoscenza, dell'affettività, no? Di un percorso condotto insieme, però in certi momenti bisogna sacrificare questo al tavolo dell'efficienza. È cosa che deve essere fatta. Devo anche dire che l'amministrazione provinciale, costituita dai dirigenti, dai funzionari, dagli impiegati, dagli uscieri, sta vivendo e ha vissuto con fibrillazione questo momento, non perché qui siamo a Luzzi Pagliano, però l'abbiamo avvertito tutti sulla pelle questo momento, duplice difficoltà derivanti dall'esterno, derivanti da queste scelte, uso il termine a cui mi lascio andare, scellerate dei governi Monti, il primo è stato Calderoli, 13 agosto 2011, il primo che ha dato il via a questo disarticolamento delle province, e poi il governo Monti con le due manovre, Salva Italia, eccetera, cassate dalla Corte di Cassazione, e da ultimo questo del Rio, Scandal Rio, sì. Che sta perseguendo il suo obiettivo di azzerare le province. Penso che non andrà a buon fine, però quantomeno le risorse, ecco, sono sparite, sono scomparse. Voi sapete che le province non hanno capacità positiva.